Sports live coverage of this friendly. Today it's Manchester City against AC Milan. So without further ado, we're heading for the new camp. Here's your comedy team. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti oggi in questo nuovissimo video. Oggi sono qui su FIFA 14, la demo italiana, ovviamente, registrata dalla mia PlayStation 3. Ho voluto registrare appunto perché sto registrando il nuovo gameplay di GTA 5. Presto caricherò il primo gameplay online con una missione che... cioè, parleremo un po' di insomma, come si farà di facile, eccetera. E come vedete la demo non è molto piena di errori, anzi è perfetta, si può dire. La grafica è stata migliorata tantissimo, però purtroppo visto che ho registrato con l'Easy Cap, la grafica non è una delle migliori. Presto cercherò di registrare con il cavo S video in modo da ottimizzare le riprese. Intanto potete vedere che sono stati migliorati i massaggi, i movimenti. Ad esempio, già quando premete L1X l'attaccante corre meglio. Quello in bocca. Ad esempio, avete visto questo tiro, le acrobazie vengono meglio. Poi è stato difficilato, ragazzi, dice. È stato reso più difficile il gioco. Intanto guardate i movimenti, sempre guardate, quando si allunga la palla e perde il pallone. Poi la velocità è stata migliorata. È sempre FIFA Ultimate Team, prima tu giocando diceva il più forte, cioè il migliore in velocità. Ad esempio compravo Insigne che era più veloce di una squadra tutti in bronzo, con Insigne oro dicevo 3-4-0. Invece adesso no, devi avere una buona tecnica e devi essere bravo a giocare. Parliamo di qualcos'altro, anche perché non voglio stare qui tutto il tempo a parlare, altrimenti non c'è sfizio. Io tra poco vi metto un po' di musica, qualche bella canzoncina. Per esempio i tiri, il portiere, i movimenti del portiere, i passaggi di prima, un tiki taka perfetto ci vedrebbe. Guardate questi movimenti, cioè stupendi. Qui là vedrete un gol fatto a pallonetto con un tocco eccezionale da parte di Touré, che tocca un errore, l'ha preso troppo piatto esterno. Vabbè ragazzi, grazie per la visione, ci vediamo tra pochissimo.
subito il zapalite dietro per Krišić Nastasic. Subito il passaggio per David Silva, che lo supera con un incredibile dribbling. E ancora vediamo, si porta la palla in avanti. Arrivano sotto attacco, la palla è per Nasri, incredibile finta, deve dare al tiro, la rete, Nasri! Bene, a parte lo scherzo, adesso ho visto questo gol incredibile, questo tiro di merda. Allora, intanto voglio che mettete mi piace tutti quanti, perché altrimenti non potrete seguire i miei nuovi video per colpa di questa merda di YouTube che sta cambiando passo e non mi sta piacendo più. Vi vediamo subito il passaggio di Touré. Agüero, subito, la butta sul lato per Jesus Navas, subito Touré che fa? La lascia dentro il capo, subito verso Fernandinho! Basta fare il coglione! E questa incredibile risultanza, la nuova risultanza che hanno messo FIFA 14, c'è anche il Kenyan Style, però non mi ricordo come si fa, non posso vedere che su internet perché è un po' così. Beh, ragazzi, spero che il video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un mi piace e commentate, perché altrimenti potete seguire il mio video. Presto non so quando arriverà il primo gameplay di GTA 5 online. Beh, invitate i vostri amici sul canale, iscrivetevi e niente, a presto, ciao!